Aspettando l'estate, sabato 3 e domenica 4 giugno si terrà il Festival di Primavera. Da chi è organizzato e qual è il programma? È un festival di primavera che è organizzato dall'Associazione dei Colli, patrocinata dal Comune di Colli al Metauro. Faccio una premessa che l'Associazione dei Colli è un'associazione no profit che si è costituita quest'anno il 13 marzo. È un'associazione composta non solo da commercianti, ma anche da artigiani, da aziende, da libero professionisti, ma soprattutto dai cittadini del territorio. Si è arrivati a questa decisione perché ci si è resi conto che era l'unico modo per poter raggiungere degli obiettivi con dei progetti integrati. Infatti l'Associazione dei Colli ha come obiettivo cosa? Fare eventi in funzione delle necessità del territorio, pur rispettando però la tradizione e la cultura locale. In questo caso il Festival di Primavera, aspettando l'estate, che ha invece un'impronta piuttosto comica, divertente, che ha l'obiettivo di portare il sorriso sul volto della gente. Chi saranno i super ospiti? Abbiamo come super ospiti il sabato abbiamo Locascio, direttamente da Canale 5. Domenica come super ospite abbiamo Gianluca Impastato, che diciamo che nell'arco della giornata ci sono comunque degli itineranti come Schizzo JF, che vengono da Zelig Off, oppure Enrico Battaglia, il Magic Performer, che si esibirà lungo la Flaminia. Infatti quest'anno avremo un palco sia in piazza che in via Flaminia. La novità principale di questa festa è di aver creato il Colli Food, cioè di fronte alla piazza Metauro, cioè la piazza Metauro di fronte alla delegazione comunale raccoglie, diciamo, le associazioni e le proloco del comune che faranno i piatti tipici locali che si potranno degustare sia a pranzo che a cena, diciamo, delle due giornate. Assessore, in particolare nella giornata di domenica si terrà un talk delle associazioni e non solo. Sì, esattamente. La domenica ospiteremo le associazioni del territorio nel palco principale per questo talk, nel quale ogni associazione potrà presentare i suoi programmi, le sue idee e soprattutto lo scopo delle sue attività. Questa è una cosa a cui teniamo molto e ringrazio l'Associazione dei Colli per aver ritagliato questo momento. Inoltre, successivamente, immediatamente prima dell'evento principale, che è lo spettacolo di Gianluca Impastato, avremo un momento di premiazione dove premieremo il balcone e la vetrina più belli, ma soprattutto come amministrazione siamo orgogliosi di premiare alcuni cittadini di Colli al Metauro che si sono distinti in vari campi, dallo sport ad alcune attività didattiche o attività legate al campo medico. Anche questa è una cosa a cui teniamo molto ed è uno degli scopi principali di questo momento di domenica.